Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia e sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Cari fedeli, caro confratello, vuole solo condividere qualche pensiero, principalmente di San Bernardo, su questa festa di oggi. Abbiamo ieri sentito che quando parliamo di Gesù, quando parliamo di Cristo, pur quando si può miscolare anche un sentimento a questo nome dolcissimo, abbiamo ben presente il concetto che sta dietro, sappiamo ben preciso che cosa è Gesù Cristo e in che modo noi dobbiamo pensare di Lui e in che modo Lui dobbiamo adorare Lui e in che modo ci dobbiamo sottomettere a Lui. Perché nella giusta comprensione vuol dire se adoriamo Gesù Cristo come Lui ci ha insegnato, abbiamo anche noi tutte queste forze di cui abbiamo letto nella Epistola, dove San Pietro in nome di Gesù guarisce il storpio. E così nella storia hanno predicato questo nome Gesù, e questo nome di Gesù è come è scritto, c'è dato nessun altro che Lui, e sotto per il suo insegnamento, per la sua forza divina, si sono sottomessi i popoli e sono guariti popoli della mente e anche del corpo, e questo dobbiamo anche credere fermamente noi, che se ci sottomettiamo rigorosamente a Gesù Cristo e se abbiamo il concetto del nome di Gesù come è richiesto, abbiamo anche noi queste forze che avevano gli apostoli, che avevano i santi, e perciò un bel pensiero di San Bernardo che dice: il nome dello sposo è luce, cibo, medicina. Esso illumina quando lo si rende noto, nutre quando vi si pensa in segreto e quando lo si invoca nella tribolazione procura la dolcezza e l'unzione. Percorriamo di grazia ognuna di tali qualità, donde pensate che si sia potuto diffondere nell'universo intero la grande e improvvisa luce della fede, se non dalla predicazione del nome di Gesù? Non è forse per la luce di quel nome benedetto che Dio ci ha chiamati alla sua stessa mirabile luce? Illuminati da essa e vedendo in quella luce un'altra luce, sentiamo San Paolo che ci dice giustamente: voi eravate una volta tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Ma il nome di Gesù non è soltanto luce, è anche cibo. Non vi sentite dunque riconfortati ogni qualvolta richiamate al vostro cuore quel dolce nome? Che altro c'è al mondo che nutra tanto la mente di colui che lo pensa? Che cosa è che allo stesso modo ristori i sensi indeboliti, dia energia alle virtù, faccia fiorire i buoni costumi e mantenga gli onesti e casti affetti? Ogni cibo dell'anima è arido se non è imbevuto di quest'olio, è insipido se non è condito con questo sale. Quando voi mi scrivete, il vostro dire non ha per me alcun sapore se non vi leggo il nome di Gesù. Quando discutete o parlate con me, tutto il vostro discorso non ha per me alcun interesse se non vi sento risuonare il nome di Gesù. Gesù è miele alla mia bocca, melodia al mio orecchio,
giubilo al mio cuore e oltre a questo una medicina benefica. Nulla al mondo resta così decisivamente l'impetuosità dell'ira e riduce ugualmente la gonfiezza della superbia. Nulla guarisce così perfettamente le piaghe della tristezza, comprime le irruenze della dissolutezza, spegne la fiamma della cupidigia, estingue la sete dell'avarizia e distrugge tutti gli stimoli delle passioni disoneste. In verità, quando io nomino Gesù, ho davanti un uomo dolce e umile di cuore, benigno, sobrio, casto, misericordioso, in una parola splendente di ogni purezza e santità. È lo stesso Dio onnipotente che mi guarisce con il suo esempio e mi rinforza con la sua assistenza. Tutte queste cose eccecchiano nel mio cuore quando sento risuonare il nome di Gesù. Così, in quanto è uomo, io ne ricavo degli esempi per imitarli, e in quanto è l'Onnipotente, ne ricavo un sicuro aiuto. O anima mia, tu hai un antidoto eccellente, nascosto come in un vaso nel nome di Gesù. Gesù, infatti, è un nome salutare e un rimedio che non risulterà mai inefficace per nessuna malattia. Che esso sia sempre nel tuo cuore e nella tua mano, di modo che tutti i tuoi sentimenti e tutti i tuoi atti siano diretti verso Gesù. Sono bellissime parole di San Bernardo, e vogliamo fare queste parole nostre, ripeto, con la conoscenza di Gesù Cristo e dopo aumentando il fervore del nostro cuore, anche tranquillamente con un dolce sentimento di riflettere su questo immenso nome Gesù, che il bambino che ha ricevuto il nome tanto tempo prima che è stato concepito. Pensiamo a Habacuc. Habacuc, che un profeta nel VI secolo avanti Cristo, che nominava già questo Gesù. Questo Gesù vogliamo fare il nostro. E sarà questo Gesù, e questo anche il fatto che nella circoncisione è dato il nome di Gesù, perché il suo nome è programma. La sua prima effusione del sangue è collegato al suo nome. E quando pensiamo a Gesù, pensiamo sì al dolce bambino Gesù, ma pensiamo anche al Salvatore che farà in tutta la sua permanenza sulla terra penitenza per al posto nostro per pagare il prezzo che noi non siamo in grado di pagare all'offesa che è stata fatta nel peccato originale. E perciò quando pensiamo a Gesù abbiamo anche noi questo programma di unirsi a Gesù Cristo anche nelle sofferenze per arrivare alla gloria che è arrivato a Gesù Cristo e arriverà a tutti noi in quanto siamo disposti a unirsi a questo nome Santissimo di Gesù. Chiediamo l'intercessione di Maria Santissima di poter sempre più profondamente comprendere il mistero della incarnazione e l'amore assoluto
di Gesù Cristo verso il genere umano, sacrificando il proprio Figlio per la nostra salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.